con me c'è Giovanna Parravicini, scrittrice, studiosa di letteratura russa, da anni vive a Mosca e anche lei, chiamata dal carisma di Comunione e Liberazione, ha vissuto soprattutto l'amicizia che Giussani aveva con il mondo orientale. Come era nata, Giovanna? L'amicizia di Don Giussani col mondo orientale è nata tantissimo tempo fa, cioè è nata praticamente dai suoi anni di liceo, quando aveva cominciato a leggere Salaviova e i grandi classici della letteratura russa, e direi che questo suo sogno della giovinezza si è realizzato, perché il carisma di Don Giussani oggi è molto amato e diffuso anche in Russia, anche tra gli ortodossi. Io sono qui con un gruppo di un centinaio di persone che vengono da Russia, Ucraina, Bielorussia, sono cattolici, sono ortodossi, e questo ci fa proprio vedere la possibilità di un'amicizia in Cristo, che è la vera speranza in una situazione come quella di oggi. Tra l'altro, gli amici di Comunione e Liberazione, durante gli anni difficili del comunismo, dell'Unione Sovietica, della Cortina di Ferro, sono stati il ponte tra l'Occidente e l'Oriente, hanno aiutato soprattutto dissidenti, persone che, ortodossi, pope, vescovi, che avevano bisogno di far sentire la loro voce all'estero. Cosa è rimasto di tutto questo, Giovanna? Ma l'opera di Russia Cristiana, di Padre Scalfi, la sua amicizia con Don Giussani, tutto questo lavoro oggi è fiorito in una possibilità nuova. In qualche modo oggi non c'è il Samizdat, ma c'è Facebook, e molto spesso, in un clima che spesso diventa di libertà, questo stesso clima di responsabilità, di libertà, di un io che comunque non può mai demandare ad altri la sua libertà, è un patrimonio importantissimo, fondamentale oggi. Che cosa fai oggi a Mosca? Qual è il tuo lavoro? Io lavoro alla Nunziatura Apostolica come consigliere culturale, e poi abbiamo un centro culturale, la Biblioteca dello Spirito, che nasce proprio come opera cattolica ortodossa e che realizza questo sogno della giovinezza, appunto, di Don Giussani, che sentiamo adesso parlare in questo momento. Giussani è un uomo di incontro. Spesso gli appartenenti a Comunione e Liberazione sono stati tacciati di integralismo, di fondamentalismo, di chiusura. In realtà Giussani era un uomo aperto, che incontrava tutti, che parlava con tutti, capace di incontrare i bonzi giapponesi e i pope ortodossi. Ma in effetti io direi che proprio questa sua eredità, questa sua educazione, è stato quello che ci ha permesso, andando in Russia, di guardare agli ortodossi come a una parte della nostra tradizione, come a una pezzo di santità che era nostro. E per questo, diciamo, è nato da parte anche degli ortodossi nei nostri confronti un atteggiamento come di stima, di amicizia. Cioè, io credo che noi non andiamo a evangelizzare nessuno, ma andiamo veramente a imparare, come Don Giussani è stato fino al suo ultimo giorno figlio e, diciamo, discepolo di tutti quelli che incontrava, anche l'ultimo ragazzino del Kazakhstan. Ma in questo modo, in che modo Giussani ha plasmato anche la tua vita? Ti ricordi il primo incontro con lui? Ma il primo incontro con lui, sì, certo che me lo ricordo, erano ancora gli anni 70 e quello che mi ha colpito è stata proprio la sua grande apertura, il sorriso con cui sapeva valorizzare me, che ero una persona che sapeva pochissimo della Chiesa, della vita, di tutto, e sapeva proprio valorizzarti e farti sentire amata, prediletta, chiamata da Dio in quel momento. E io ho capito in quel momento, attraverso di lui, che la vita era una cosa grande, che valeva la pena di essere data, e che potevo darla nelle sue mani, sapendo che erano le mani di Cristo. Cosa ti ha affascinato di quest'uomo? Ma proprio questo sguardo universale, questo suo vedere realmente Cristo presente come ciò che basta al cuore dell'uomo.